Si riparte dall'1-1 del match dell'andata, ovviamente con questo risultato ai padroni di casa basta uno 0-0 per passare il turno, ma cercare di aspettare basta potrebbe essere rischioso. È vero, non sempre questi calcoli rispecchiano poi i valori schierati in campo. Speriamo comunque che sia una bella partita. Il match di oggi vedrà opposte PSV e Benfica. È stato protagonista di alcune prestazioni eccellenti, davvero nelle ultime partite, la sua presenza in campo dà fiducia e stimolo ai compagni. Grande uno contro uno. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Salvio. Occhio all'uno contro uno. Occhio al tiro, non trattiene, occhio alla possibilità. De Jong. Buona lettura difensiva sul cross. De Jong. Sarà rimessa dal fondo. Vediamo con l'aiuto delle immagini come giudichi questo intervento del portiere. Spesso ci soffermiamo ad analizzare solo i gesti tecnici degli attaccanti, ma qui bisogna riconoscere una grandissima parata. Parate come queste valgono quanto un gol. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Grande tempismo da parte del difensore, intervento spettacolare. Parte il tiro, ribatte il difensore. Pallone che finisce in angolo. Occhio al volo, palla che termina al lato. E nessun pericolo per il portiere. Gli episodi in una partita di calcio fanno la differenza. Non si può sprecare un calcio d'angolo così. Prova in porta, palla in out, calcio d'angolo. De Jong, e il portiere ci arriva sul colpo di testa.
stato fermato dal difensore. Passaggio perfetto, ha spazio per tirare. Che occasione sprecata. Eh sì, in questo campo gli errori diventano molto più frequenti. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Perfetta chiusura sul tocco verticale. Parte il cross. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Si avvicina all'area. Attenzione al tiro. Tiro largo, fuori bersaglio. Oh là là, cosa mi fa sbagliare. Occhio al contrasto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. Primo tempo purtroppo contrassegnato dal brutto infortunio. Purtroppo in queste condizioni il campo diventa pericolosissimo. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Magnifica lettura difensiva. Salvio. Nessun problema con l'uscita del portiere. Intervento pulito sulla palla. Gaetan. Guadagna metri verso l'area. Murato dal difensore. C'è il tocco, la deviazione, palla in out. Palla in out, sarà corner. Libera l'area con un buon colpo di testa. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Lisandro Lopez. Occhio, cerca l'area di rigore. Traversone in area. Il cross viene intercettato dal portiere. Magnifica chiusura difensiva. Crossa. Cross che finisce comodamente al difensore. Perde un pallone pericoloso. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo.
È tutto fermo, fuori gioco, peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. Eliseu. Occhio al suo movimento. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Attenzione, Gaitan! Bravo il portiere a intervenire in tuffo. C'è spazio davanti a sé. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Prova a colpire al volo, palla ancora lì. Occhio al tiro, allontana il difensore su questo tiro. Recupera un gran pallone, ha spazio, prova. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Ha un'autostrada a disposizione, è solo, può andare in porta. Prova la botta, un gol pesantissimo. Grazie a questa rete adesso hanno un vantaggio preziosissimo. Volevano questa vittoria con tutte le loro forze, ci hanno creduto fino in fondo. Il gol del vantaggio nei minuti di recupero è senza dubbio meritato. E questo gol pesantissimo, molto probabilmente reciderà la gara. Sì, non vedo come gli avversari possano recuperare, manca troppo poco alla fine. Eliseu. E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro, 1-0. Considerando ovviamente anche il risultato dell'andata, avanzano dunque in semifinale e comincia a essere molto interessante. Eh sì, Pier, e adesso possono proprio iniziare a crederci. Stefano.